C'è un altro fatto, secondo lei, che no, perché se viene in mente, io cerco di essere il più esaustivo possibile, perché sono abituato a essere consigliere e a non aver mai avuto informazioni sufficienti e neanche consapevolezza sufficiente in passato, soprattutto di ultimo passato. Ma indipendentemente da questo vi devo dire che c'è anche un'altra frase nella premessa che noi non abbiamo ritenuto di mettere nella fase deliberativa, che è oggetto di una richiesta esplicita in sede di assemblea di Arispo. Che diciamo tutti gli aspetti che magari qualcuno potete anche ragionare. Voi sapete che pur non essendoci oggi un contenzioso, è esistito un contenzioso tra la passata amministrazione e l'Arespo. Un contenzioso che ha visto la passata amministrazione perdente rispetto a un atto assunto, che era un non riconoscimento di debito da parte della società. Però l'ha avuto senza quantificazione, lo ricordate? Si disse: voi, Ares Trasporti, non dovete avere nulla perché tutto quello che avete avuto dal comune è più che sufficiente. Non fu un atto deliberativo, fu un indirizzo dato dalla giunta, non tradotto in delibera di giunta o di consiglio, ma tradotto in una lettera del dirigente, allora era il dottor Russo. Questo atto fu impugnato davanti al TAR dall'Ares Trasporti, e questo dimostra che uno degli elementi che dico qui della non assoluta positività del fatto che si rimanga soci in una società in condominio che comunque non consente nemmeno una tranquilla risoluzione senza contenzioso esterno di atti. Questo è un altro degli elementi che giustifica abbondantemente il superamento di uno Stato. E allora, sulla base di questo, benché non ci sia poi stato nessun atto di contenzioso tra parte dell'amministrazione e da parte dell'Ares, c'è una frase che Ares Holding, a tutela dei propri bilanci, ha ritenuto di inserire nella richiesta al comune. Vi spiego: siccome quella partita sui presunti costi non riconosciuti negli anni precedenti che l'amministratore delegato del consiglio di amministrazione di Ares Trasporti riteneva invece essere dovuti alla società da parte dell'amministrazione, non sono mai stati chiusi da un accordo in contraddittorio tra l'amministrazione e la società che sanasse gli eventuali crediti. Vi ricordate anche che l'amministrazione per molti anni non aveva neanche risposto alle richieste di aumento per secondo i canoni di legge delle tariffe, e sulla base di quello la richiesta di Ares era, visto che esiste un costo sociale che aumenta rispetto alla non autorizzazione a aumentare le tariffe sulla base di, aumenta il credito. Su questa base nessun dirigente del comune e nessun dirigente di altri forti è mai riuscito a chiudere un accordo con. A questo punto, siccome esiste la possibilità che questa contenzione ci sia, la parte pubblica di Ares cosa dice? Nel momento in cui un domani ci fosse un contenzioso tra la società trasporti e l'amministrazione comunale in base al passato e un ente terzo stabilisse che esistono dei crediti di Ares Trasporti nei confronti dell'amministrazione comunale che agisce su specie capitatis, ovviamente, quindi portando la responsabilità del passato, è ovvio che loro dicono quel quantum percentuale relativo al 60% per quegli anni in cui noi siamo stati al 100% ci venga riconosciuto. E mi pare che i consiglieri d'amministrazione di Agesp agiscono nella tutela di Agesp. Siccome questa è una partita però complessa, noi l'abbiamo richiamata nelle premesse in modo tale che possa essere atto successivo nel rapporto tra Ares Holding e amministrazione comunale. Ho dato anche questo aspetto in modo tale che tutte le situazioni di un coacervo di situazioni che ovviamente si sono stratificate nel tempo ma hanno portato una serie di difficoltà oggettive di carattere amministrativo e di carattere potenzialmente giuridico fossero in questa fase chiarite una volta.